Oggi voglio tornare a parlare di Mergi, di Ethereum, di Replay Attack, di cosa dovreste fare e cosa non dovreste fare durante il Merge e dopo anche il Merge. Questo video probabilmente non avrà una intro, probabilmente non avrà neanche tagli, perché dopodomani sarò su un volo intercontinentale e non credo di avere tempo di montare il video, perché voglio girarne altri anche oggi. Quindi non credo di avere tempo di girare il video, proverò a non fare errori, quindi fare tutto in una volta senza dover montare e non fare errori. Per questo non ci sarà neanche una sigla, quindi vi dirò io cosa c'è nella sigla, ovvero questi non sono consigli finanziari, in realtà poi oggi non sto neanche dicendo di comprare e vendere monete, o che in realtà non lo dico mai, non sto neanche dicendo che io compro e vendo monete, sto semplicemente dicendo che dovreste fare attenzione a determinate cose durante il merge. Se volete potete iscrivervi e mettere mi piace. Ho già fatto una live per quanto riguarda il merge e in questa live andavo molto nel dettaglio su Ethereum Proof of Work. Ethereum Proof of Work è un fork che ormai è quasi sicuro che esisterà. I fork è impossibile impedirli, quindi almeno per la struttura attuale di Ethereum è molto difficile impedire un fork. Quindi se i miner vogliono forkare, i miner forkano. E quindi probabilmente quando ci sarà il merge, Ethereum Proof of Stake, che è l'Ethereum che conosciamo ora, continuerà per la sua strada e ci sarà questo nuovo fork che è Ethereum Proof of Work, che servirà ai miner per continuare a guadagnare, perché alla fine poi non è nient'altro se non un cash grab, è una chain che possibilmente non morirà, però sarà comunque un fantasma di quello che era Ethereum Proof of Work prima, quindi di quello che è Ethereum adesso. Quindi non è una chain che io guarderò con attenzione per niente, come non guardo Ethereum Classic, anche se credo che Ethereum POV sarà almeno un po' meglio di Ethereum Classic, perché almeno ci saranno un po' di applicazioni sopra. Quindi ho ragionato molto sul fork di Ethereum, su come potevo guadagnarci, su cosa fare, e sono arrivato alla conclusione che la cosa migliore è non fare nulla. Questo perché esistono troppi rischi nell'agire sul fork di Ethereum Proof of Work. Il rischio principale è il replay attack, adesso andremo a parlare. È possibile guadagnarci molto su questo fork, quindi voi immaginate che quando la chain viene forkata, voi avrete una chain dove avete, quindi ad esempio la chain di Ethereum Proof of Stake, dove avete 2 Ethereum, 1000 USDC e 10 ENS token, e la chain di Proof of Work dove avete la stessa quantità, quindi 2 Ethereum, 1000 USDC e 2 ENS token. Appena viene forkata, se voi siete molto veloci, anche se poi in realtà ci saranno molti bot, quindi sarà difficile essere veloci, voi potete swappare quelle monete, ad esempio potete swappare i 1000 USDC per Ethereum. I 1000 USDC perderanno di valore subito, perché i 1000 USDC non è possibile sdoppiarli, perché un USDC deve avere un controvalore di un dollaro nella banca di Circle di Coinbase, e quindi non è possibile sdoppiarli. E USDC ha già detto che supporterà solo la chain di Proof of Stake, e quindi gli USDC non avranno valore. È possibile guadagnare molto dal fork di Ethereum perché è possibile estrarre questo valore prima che le liquidity pool sui DEX siano svuotate. Questo però per me è molto 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 difficile, se non impossibile, perché come detto tra 2 giorni sarò su un volo intercontinentale, credo di averlo detto all'inizio del video, e il merge sarà praticamente quando io sarò in volo, se non appena arrivato, quindi per me è molto difficile fare una cosa del genere. Sarebbe difficile in maniera normale perché al momento non ho un bot pronto, anche se quello è molto risolvibile in 2 giorni. Quindi voi potreste provarci, ma secondo me, anche se avete un bot e anche se siete pronti nel momento del merge, è comunque una cosa super rischiosa. Adesso andiamo a vedere i replay attack. Fatemi vedere solo se sto registrando. Sto registrando. Quindi andiamo a parlare un attimo di cos'è un replay attack. Questa è una struttura di una transazione su Ethereum. Manca qualcosa, ma questa diciamo che è una struttura di una transazione. C'è un recipient, quindi una persona a cui mandate le monete, un nonce, che è un numero progressivo che parte da zero, quindi segna quante transazioni voi avete fatto col vostro account, quindi
0 quando ne avete fatte 0, 1 quando ne avete fatta 1, eccetera, e così via. Gas price, che è quanto siete disposti a pagare per ogni unità di gas, gas limit, che è quante unità di gas siete disposti a pagare, value, che è quanti Ethereum mandate, data, che è se interagite con uno smart contract, o comunque in realtà potete scrivere data anche se non interagite con uno smart contract. Immaginate a quelle, le persone che scrivono sulla chain, quindi non so se avete mai visto su Etherscan, potete trovare dei messaggi in fondo. Perché è possibile scrivere sulla chain, perché è possibile passare dei dati quando si fanno le transazioni. E poi signature, perché ovviamente dovete firmare la transazione. Purtroppo c'è stato un rumore fuori, quindi sarò costretto a editare il video e a mettere l'intro, però non credo che ci metterò molto, perché proverò comunque a non fare errori, di solito ne faccio molti, quindi poi fare un editing richiede un bel po' di tempo. Cos'è un replay attack? Un replay attack è prendere una transazione che è stata fatta su una chain e portarla sull'altra. Perché questo funziona? Perché lo stato della chain è lo stesso. Quando viene forcata una chain, tutto viene copiato. Quindi se voi avete di nuovo 1000 USDC, 2 NS token e 2 Ethereum, voi ce l'avete sia su una chain che sull'altra. E quindi voi avete lo stesso nonce, quindi avete lo stesso numero di transazioni, la chain ha lo stesso numero di token, sono due chain gemelle, sono identiche, cambiano solo un pochino di regole. In realtà in questo caso cambieranno un bel po' di regole perché una è proof of work, l'altra è proof of stake, però sono due chain identiche. E quindi se voi fate una transazione su una chain, qualcuno può prendere questa transazione e rimetterla anche sull'altra. Quindi immaginate che voi mi mandiate un Ethereum su una chain, mi mandate un Ethereum proof of work perché credete che non valga niente, dite vabbè, lo regalo, lo mando. Io potrei effettivamente prendere quella transazione, metterla sulla chain, mandarla in broadcast sulla chain di Ethereum proof of stake e prendermi un Ethereum anche dalla chain proof of stake. Questo perché il nonce è lo stesso. Il value voi ce l'avete, perché se mi avete mandato un Ethereum da una chain, vuol dire che ce l'avete anche sull'altra. E tutti gli altri dati in realtà poi sono identici, quindi il recipient sono sempre io, quindi finché io non cambio dati all'interno della transazione, io posso rimandarla. Quindi effettivamente esistono dei casi in cui non ha senso che questo succeda, perché se voi swappate i vostri Ethereum su un DEX, non ha senso che questa chain, che questa transazione venga ripetuta. Quindi che magari un attacker, anche se lui non ci va a guadagnare, ripeta questa transazione per farvi perdere soldi sulla chain di Ethereum Proof of Stake. Il punto è che secondo me ci saranno tantissimi replay attack, perché le persone di Ethereum Proof of Work vorranno fare replay attack sulla chain di Ethereum Proof of Stake. Questo perché vogliono creare caos, vogliono creare scompiglio sulla chain di Ethereum Proof of Stake, così da guadagnare magari un pochino più di market share almeno all'inizio. E questo secondo me succederà, e quindi ci saranno tantissimi replay attack che andranno a succedere e tanto casino all'inizio. Quindi andiamo a vedere magari graficamente. Quindi questo è un replay attack su Ethereum, su Bitcoin, ma è la stessa cosa su Ethereum. Quindi voi ci sono due chain, c'è cioè un fork. Voi mandate sulla seconda chain, quella dove vi hanno regalato i soldi, mandate i vostri Bitcoin, i vostri Ethereum in questo caso, e l'attacker prende la transazione, la copia e la manda uguale sull'altra chain, quindi dove stanno le monete che vi interessano. Quindi voi andate a vendere magari 50 dollari di Ethereum Proof of Work e perdete 1700 dollari di Ethereum normale. Quindi a meno che non sia molto veloce estrarre valore, il gioco non vale, il rischio non vale la candela. Non mi ricordo com'è quel detto. Comunque, qualcosa non vale la candela. Vi lascerò anche questo paper sui replay attack, che descrive molto, molto nel dettaglio cosa sono i replay attack, forse troppo nel dettaglio. Esistono anche specifiche, quindi delle Ethereum Improvement Proposal fatte da Vitalik sul come evitare i replay attack, ed è possibile implementare cose del genere, anche se non è possibile implementarle al 100%, quindi è necessario che se si utilizzano servizi intermedi anche questi lo utilizzano. Diciamo che
non è troppo facile implementarlo poco prima del merge. Quindi in realtà esistono due maniere principali per evitare replay attack. Una è quella di avere svariati wallet. Quindi come possiamo vedere qua, voi avete un wallet A, un wallet B, un wallet C e alla fine arriverete con wallet A che viene utilizzato solo per la proof of stake, wallet C che viene utilizzato solo per la proof of work. Qua in mezzo fate degli swap per evitare che poi vengano fatti dei replay attack in mezzo in mezzo e quindi vi ritrovate con un wallet che potete utilizzare tranquillamente e un altro wallet che potete utilizzare tranquillamente. Non lo farò io questo perché ho svariati wallet, quindi per me questo grafico diventerebbe un qualcosa di mostruoso, quindi non farò questo. Non farò in realtà nient'altro perché la mia strategia per il merge è non fare niente, però andiamo a parlare dell'altra strategia per evitare replay attack. L'altra strategia è quella di utilizzare i nonce number. Quando io vado a fare un replay attack, non posso cambiare niente all'interno della transazione, quindi la mia firma una transazione affinché il data, il value, il gas limit, gas price, nonce, recipient e tutte le altre informazioni rimangano uguali. Quindi io, attacker, non posso cambiare nulla all'interno della transazione, neanche il nonce. Quindi se io su una chain, quindi sulla proof of stake, faccio una transazione a caso, quindi mi mando tra un mio address e un altro mio address un Ethereum, e tanto questa se viene fatta come replay attack non mi interessa perché tanto io controllo entrambi gli address. Se questa transazione viene fatta sul proof of stake, il nonce aumenta di 1. Quindi se sulla proof of work io poi vado a mandarmi a vendere degli Ethereum, poi se viene provato a fare il replay attack, questo non funziona perché il nonce number, se è sbagliato, deve essere sempre progressivo. Quindi il nonce number, se è più 1 rispetto a quello che era prima, allora la transazione viene confermata. Se è inferiore rispetto a quello che era prima, allora la transazione fallisce. Se è superiore, allora la transazione viene messa in attesa. Quindi bisogna che le altre transazioni con i nonce inferiori vengano accettate prima di accettare quella. Quindi se io faccio una transazione sull'Ethereum Proof of Stake e poi faccio una transazione sull'Ethereum Proof of Work, quella su Ethereum Proof of Work non può essere replayata perché ce n'è già un'altra con lo stesso nonce sull'Ethereum Proof of Stake. Il punto è che se sono abbastanza veloci, finché io faccio entrambe le transazioni, possono aver già fatto il replay di una. E quindi la transazione che poi farò sull'Ethereum Proof of Work avrà il nuovo nonce che sarà possibile attaccare. Quindi non voglio avere questi mal di testa, non voglio avere tutte queste cose, quindi semplicemente io eviterò di fare azioni, anche perché, come detto, per me è molto difficile, io sarò su un volo intercontinentale o comunque sarò atterrato da poco, e quindi non voglio avere questi problemi. Semplicemente io aspetterò. Se Ethereum Proof of Work, come credo che potrebbe succedere, avrà ancora un po' di valore tra un mese, allora là ragionerò sul come poter muovere quei soldi in maniera più sicura possibile. Il merge dovrebbe avvenire alle 15 ora italiana, forse sì, dovrebbe, Chest dovrebbe essere ora italiana. In realtà poi non è precisissimo perché tipo when merge ti dice una cosa, poi c'è un altro che ti dice un'altra, quindi questo ti dice 2 ore e 16 minuti, l'altro era 2 ore e 18 minuti, poi ce n'è un altro ancora che ti dice tipo 2 ore e 1 minuto, ah no, anche questo 2 ore e 16 minuti. Non è molto preciso anche perché non è facile da calcolare in questo momento, più ci avvicineremo al merge più sarà facile da calcolare. Quindi questo era tutto per il replay attack, vi lascerò il link in descrizione, fate attenzione ai replay attack. La maniera più sicura per tenere i vostri Ethereum e non perderli è quella di non interagire con la chain di proof of work. Quindi interagite solo con la chain che vi interessa, probabilmente vi interessa la chain di proof of stake perché quella è l'Ethereum che conosciamo. Quindi fate attenzione a non interagire con la chain di Proof of Work se non comprendete veramente i rischi che ci possono essere. Questo era tutto, spero di riuscire a pubblicare il video oggi di lunedì e pubblicare l'altro prima di partire mercoledì. Quindi proverò a pubblicare di più, a ritornare a pubblicare 2 o 3 volte a settimana e a fare anche qualche live. Quindi ci vediamo
Se riesco a pubblicare questo lunedì, ci vediamo forse mercoledì.